Consigliere regionale della Lombardia, lei che cosa pensa di questo nuovo sistema scolastico? Scuole regionali, sì o no? Le sarebbe d'accordo? Intanto direi che è un approccio che tende a risolvere poi uno dei problemi maggiori, ovvero una presenza fuori regione di molti docenti che sono accreditati e dei tanti che poi chiedono il trasferimento. Credo che garantire invece un contatto più, come dire, fruttuoso tra territorio e scuola possa essere una cosa utile, anche in termini, se vogliamo, non semplicemente di approccio didattico, che quello rimane uguale per tutti, ma anche, come dire, di continuità scolastica. E, a proposito della meritocrazia, la lamentela è anche che non siano stati reinvestiti alcuni tagli alla scuola per pagare e dare merito quindi, agli insegnanti che valevano. Beh, intanto si è fatto un lavoro che tendeva, come dire, ad eliminare gli sprechi, e questo credo che sia l'aspetto più importante di questa riforma e dei tagli che poi sono andati anche ad incidere. Eliminare gli sprechi vuol dire non semplicemente in un settore, vuol dire andare a garantire al bilancio dello Stato, come dire, più attivo, se così è possibile. Poi credo sia noto a tutti che il momento contingente non è dei migliori dal punto di vista economico, adesso senza stare a dire che le compagnie aeree perdono 250 milioni di euro al giorno, ma credo che la situazione rispetto anche ad altri paesi europei sia estremamente nota. Quindi occorre fare il conto su un bilancio complessivo dello Stato. È Quindi il magari per momento. questo c'è da aspettare. Abbiamo Certo. un'altra telefonata in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Sono signora Cos Anna. Anna, buongiorno. Sì, ci dica. Volevo dire questo. Allora, la questione dei professori di VES, di insegnanti e tutto quello che è, non è da adesso ma è da sempre. Perché mio figlio ha 40 anni e mi ha sempre avuto che prima che non contavano un cavolo, perché parlavano solo il loro dialetto e insegnare non insegnavano mai. I bambini venivano a casa disperati perché non capivano niente. Noi maestre, noi mamme siamo andate a reclamare tante volte e avevano ancora ragione loro anche se non era. Poi, cosa chiedono il trasferimento a fare? Se vogliono venire su perché qui dicono che giù non c'è lavoro, poi vengono qua vogliono il lavoro, poi vanno giù allora il lavoro ce l'hanno? Punto di Grazie. domanda. Grazie Anna, è un po' sulla stessa linea della telefonata di prima di Damiano, se la richiesta c'è di venire a lavorare al nord o comunque di un trasferimento che ci sia un minimo di coerenza di permanenza. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno? Pronto? Mi ha perso la Perso la telefonata. telefonata. Pronto? Non... No, niente. A tra poco allora. Ma Ulu, lei cosa pensa? Ma guarda, intanto stiamo parlando di posti di lavoro. Andare a fare questo genere di ragionamento rispetto ai posti di lavoro credo che non sia, come dire, granché virtuoso, non fosse altro per un motivo di fondo. Trattandosi di impieghi pubblici, di posti che sono banditi prima su concorso, poi su graduatoria, è ovvio e naturale che ci sia uno spostamento. Mi pare molto interessante la proposta del presidente Formigoni che tende a dire mettiamo in competizione, come dire, con un virtuosismo evidente, ma con un obiettivo di garantire più competitività, più istruzione ai nostri giovani, la scuola pubblica e la scuola privata, tenendo conto che poi nella nostra regione c'è già la possibilità di poter godere dei buoni scuola. Quindi abbiamo fatto un passo in avanti rispetto al resto d'Italia, ma occorre poi dire che si può fare ancora di più. Ecco, io credo che questa regione abbia anche il dovere di poter essere battistrada per soluzioni innovative. Mi pare una buona proposta quella del Presidente. Abbiamo una telefonata in linea, buongiorno. Buongiorno, sono Elena da Segrate. Elena, sì, ci Senta, dica. buongiorno, io sono perfettamente d'accordo con questa proposta del ministro Gelmini, così finalmente mia nipote che va a scuola a Segrate parlerà l'italiano, quantomeno il lombardo e non il siciliano. Quindi evviva la riforma Gelmini che vada avanti. Grazie, buongiorno. Grazie Elena, qui però non si sta facendo in effetti una discriminazione tra insegnanti del nord e del sud, ma a volte, come è anche stato sottolineato, una tutela della cultura Sì, locale. ma più che della cultura, che credo che noi non possiamo dimenticare che abbiamo una cultura che si rifà ai grandi classici del passato, quindi non semplicemente a forme, come dire, di esperienze locali e di tradizioni locali. L'Italia ha un patrimonio enorme dal punto di vista storico, linguistico, la letteratura ovviamente ha fatto, come dire, la storia di questo paese, e quindi pensare che si possa mettere insieme questo grande patrimonio con una presenza vera, continua, di insegnanti, io credo che sia un buon passo in avanti, una buona idea sulla quale continuare a lavorare.
Questo ovviamente garantendo poi, come dire, la possibilità ai tanti che vogliono stare in Lombardia di continuare a starci e di insegnare. C'è chi ha paragonato questo nuovo sistema, questo federalismo della scuola, questi albi regionali degli insegnanti, alla riforma della sanità della Lombardia. Tutto era puntato su una maggiore qualità della sanità e quindi anche qui maggiore qualità della scuola. Ma io credo che debba essere così, perché non sfugge a nessuno che la competizione è mondiale. I sistemi paese ormai hanno un dinamismo, ma soprattutto una competizione che è internazionale. Preparare i giovani in maniera competitiva e farlo a maggior ragione nella nostra regione vuol dire preservarli in bene rispetto a situazioni, come dire, di estrema competizione che ci saranno sempre più negli anni a venire. È tutto molto più veloce, tutto, come dire, molto più strenuamente duro. Ecco, io credo che preparare i giovani sia fondamentale. E ci tengono infatti molto il ministro e il governatore Formigoni a sottolineare che questo vincolo tra residenza degli insegnanti e luogo di lavoro diventa strategico per garantire proprio la continuità dell'insegnamento e la stessa qualità dell'insegnamento. C'è un altro